credo di interpretare giustamente quello che dice Pisapia. Lui teme che in questi passaggi si perde di vista il fatto che noi vogliamo fare una formazione di centrosinistra, questo è il progetto originale, diciamo largamente, seppur anticamente, di ispirazione univista, e non un partito, diciamo, di testimonianza legato solo a una tradizione della sinistra classica. Ma noi siamo d'accordissimo su questo, e tuttavia nel caso siciliano, adesso è ora di dirlo, perché io sono persona informata dei fatti. Noi adesso sento Guerini dire delle cose, ho sempre ritenuto una persona corretta, ma ultimamente no, nel senso che noi abbiamo detto a Guerini: caro Guerini, noi proponiamo che in Sicilia il PD chiami tutte le sfumature, le componenti del centro-sinistra, tutte le formazioni di sinistra e civiche, e dica sia i tratti di discontinuità, di cambiamento rispetto all'esperienza del governo Crocetta, sia la disponibilità a cercare una candidatura fuori dal recinto stretto del PD che per via civica o per via politica interpreti un po' questo, diciamo, questo agglomerato. Se è così, noi ci siamo. Ma noi quando diciamo centrosinistra, può anche essere un problema lessicale, che abbiamo un vocabolario diverso, ecco, ma quando diciamo centrosinistra a noi non ci viene in mente Alfano, cose eccetera, no? Ok. Il giorno dopo il PD fa l'accordo non in Sicilia, a Roma. Per quale motivo Alfano dovrebbe rischiare di perdere un pezzo dei suoi, come sta perdendo in Sicilia, se non in nome del fatto che ha trovato una qualche intesa, come forse temo di dover dire, l'aveva trovata anche Crocetta, sulle prospettive e il Senato e la legge elettorale e così via dicendo? La Sicilia è la contropartita di un accordo a Roma. Ma se no non si spiega questa cosa, no? Beh, è una